Ciao Marco, come stai? Ciao, tutto bene tu? Molto bene. Dopo un giorno e mezzo ormai. Siamo qui, sto ascoltando tante storie. Tu stai raccontando storie o le stai più raccontando? Le ascolto, le racconto, devo dire. È un'ottima occasione per intanto conoscere dal vivo molti dei soggetti comunque con cui si è fatto delle call da lontano, ma queste sono le occasioni proprio per potersi conoscere, per potersi entrare in contatto vero. E quindi è un feeling che poi fa la differenza. Qual è la storia che ti è piaciuta di più, il racconto in questi giorni, il progetto, anche se non mi vuoi svelare il nome, ma l'architettura, ecco, che c'è dietro, che ti ha stupito? Devo dire più. Che sono sempre molto stimolato e curioso delle aziende che sbarcano all'estero, perché noi conosciamo molto bene il nostro territorio, o almeno cerchiamo di conoscerlo bene, però poi chi fa veramente il salto per andare di là, che sia in America, che sia all'estero, poi deve conoscere un territorio che magari non è parte della propria vita, e quindi questo lo trovo molto stimolante. Quindi tutto quello che peraltro noi stiamo facendo ancora non digitalmente, ma in termini di azienda, si prendono tanti spunti, e quindi lo trovo super stimolante. Complimenti per tutti quelli che lo fanno, perché è una bellissima avventura che apre un mondo veramente sconfinato. Quindi questo ci può aiutare, ci può aiutare a condividere e a replicare. Beh, questo è importante, no? In un'epoca chiaramente in cui anche e finalmente sottolineerei il food è arrivato con priorità, ecco, nel mondo e-commerce, e forse fino a qualche tempo fa ha ragione, vedeva bene, diciamo, retail e GDO come punto fondamentale. Ecco, che ci sia questa riscoperta dell'internazionale, dei valori, della conoscenza del cliente, che è lo stesso, tra l'altro. Assolutamente, no? Poi food italiano funziona già di suo, funziona soprattutto se riesce a comunicare nella maniera in cui negli altri paesi poi recepiscono i messaggi pubblicitari, i messaggi di advertising. Quindi questo è una grande prova per tutti, per chi fa digital marketing, per chi fa comunicazione, per l'azienda stessa, che deve cominciare ad adattarsi non solo alle piccole nicchie che ci sono in Italia e alle varie parti che ci sono in Italia, ma anche a tutte quelle che ci sono in Europa, per funzionare, se non nel mondo. Quindi questo lo trovo super stimolante, veramente. Sono veramente contento che me lo dici, anche perché vuol dire anche imparare, ascoltare l'esperienza e imparare dagli altri, no? Come vi state muovendo, soprattutto nell'ascolto, nel dialogo con il consumatore, che immagino sia uno dei primi punti vostri dell'agenda di tutti i giorni, come tutte le grandi aziende? Ma guarda, è molto piacevole e divertente anche raccontare un po' la nostra esperienza. Novi è un brand che ha 120 anni, che iniziava con le consegne a cavallo e oggi serve sostanzialmente tutta Italia e anche Europa. Come facciamo? Sicuramente bisogna essere rilevanti, questo è il primo concetto, parola cioè riuscire chiave a essere rilevanti in un mondo in cui i messaggi sono molteplici, i media sono molteplici, i dispositivi sono molteplici. E quindi quando abbiamo iniziato il nostro percorso, diciamo, nuovo, digitale, nel 2020, l'obiettivo era innanzitutto comunicare bene ai nostri consumatori, conoscerli, capire perché ci acquistano, quanto ci acquistano, perché magari acquistano anche altro, per capire veramente come loro interagiscono in maniera di vendita, di acquisto con il nostro brand. E abbiamo iniziato con le persone, con i consumatori che hanno a che fare con noi per dei concorsi, perché ovviamente hanno acquistato il prodotto. Poi abbiamo spostato questo sulla parte digitale, abbiamo aperto il nostro e-commerce, abbiamo organizzato i nostri dati. Ogni evento, anche offline, cerchiamo di recuperare un contatto, perché ci dà un'informazione sul consumatore, su come ha interagito con noi, perché ha interagito con noi, e soprattutto cosa sa di noi. Una volta sistemato e organizzato questa nostra tavola, chiaramente oggi abbiamo la possibilità di contattarli, di chiedere a loro cosa piace, cosa non piace, cosa piace di noi, di far assaggiare anche in anteprima alcuni nostri prodotti. E questo ci consente chiaramente di avere prima del mercato delle risposte che sono assolutamente rilevanti per noi, e creiamo un momento memorabile per loro. Al di là di mettermi in lista in quelli che devono assaggiare, dopo ti passo subito il link per registrarti e vedere cosa succede. La cosa che mi stupisce e che mi piace molto, voglio sottolinearla, è il fatto che voi siete partiti dal vostro nucleo più affezionato per cominciare a dialogare, poi man mano vi siete allargati e non avete fatto, diciamo, quella brutta sensazione di comunicazione di andare subito
a usare la comunicazione, esatto, per andare a prendere quelli che dobbiamo portare a casa. No, comunichiamo, dialoghiamo e ascoltiamo quelli che ci conoscono. Sì, che ci vogliono bene. Un po' perché Novi ha iniziato a comunicare molto nel 1992, il famoso spot svizzero No Novi. Vabbè, certo. Sono passati oltre 30 anni. I nostri consumatori li abbiamo portati, diciamo, a casa come consumatori, però li conosciamo realmente? Questa è la domanda che ci siamo fatti. E quindi dovevamo partire da loro. Perché? Perché un consumatore che ti acquista tanto è anche quello più incline a risponderti se tu apri le porte e fai una domanda. Il consumatore, come tutte le persone, hanno bisogno anche di dare le proprie opinioni. E quando un'azienda ti apre le porte e ti consente di farlo, credo che si inneschi quel meccanismo di loyalty e di fedeltà e di fiducia che poi ti consente anche di proseguire il rapporto. Quindi siamo partiti da quelli per conoscerli meglio e conoscere delle buyer personas, diciamo, che poi ci possiamo trovare con chi oggi non è consumatore. Quindi questo ci ha consentito di instaurare un forte rapporto ancora di più con i nostri e cominciare a conoscere meglio potenziali consumatori e quindi allargare la nostra base. Questa è stata la nostra strategia, giusta o sbagliata, ha fatto sì che però tutti i nostri le nostre attività di comunicazione, di survey, di indagine ci abbiano portato dei contenuti e dei dati che poi noi abbiamo utilizzato per le nostre strategie. Quindi non sono rimaste ferme in un cassetto, non è un esercizio di stile, ma poi diventano delle vere e proprie strategie. Viva i contenuti e i dati di prima parte, visto che in terza parte non li possiamo più utilizzare. Assolutamente. E senti, quali sono poi anche qui, abbiamo parlato tanto di dialogo, abbiamo parlato tanto di chiaramente vendita o comunicazione verso l'estero, quanto state lavorando per digitalizzare tutti i processi, anche quelli che vanno verso chiaramente la vendita, no? Assolutamente. Lo stiamo cercando di fare con un po' di difficoltà, perché chiaramente è un'azienda molto tradizionale, ha delle logiche molto tradizionali, ma soprattutto è un'azienda che funziona molto bene. Okay. Quindi quando le cose funzionano bene, intervenire su certi processi è ancora più delicato, perché quindi abbiamo una base consolidata di lavoro importante. Chiaramente come prospettiva noi stiamo cercando innanzitutto di digitalizzare la nostra comunicazione interna, perché questo aiuta a essere molto più efficaci, molto più immediati, di comunicare in maniera diretta ma anche capillare con la nostra rete vendita, con tutti i nostri dipartimenti, sia a livello produttivo che a livello comunicativo e commerciale. Poi ci sono alcuni aspetti chiaramente di clienti, che siano grandi distribuzioni, che siano piccoli clienti come piccoli ristoranti, il mondo Horeca, che chiaramente hanno un occhio di riguardo per capire come velocizzare il processo, magari di ordine, magari di comunicazione o anche di presentazione di nuove opportunità. È un processo che non è ancora ultimato, ma è un processo che è stato abbracciato da tutte le aree dell'azienda e questa è già una grande primo passo per andare verso quello che è, magari oggi è l'ottimo, ma domani magari abbiamo ancora un pezzo da aggiungere. Quindi il processo è partito. Cioè, no, perché chiaramente è importante anche farsi, diciamo, un continuo screening, un continuo miglioramento e formazione, che insomma mi sembra che sia in quest'epoca infinita. Assolutamente. Soprattutto interna, perché comunque certo. La commistione tra dipartimenti ha portato sicuramente a tutti a crescere, tutti a capire come insieme possiamo fare un passo in avanti per far crescere l'azienda e anche per dimostrare all'esterno un'azienda contemporanea, che è quello che il mercato richiede, di essere pronti, di essere innovativi e di essere al passo coi tempi. Senti, ultima e poi ti lascio andare, nel futuro quali sono i passaggi che state pensando di fare e quali secondo te le tendenze per la tua azienda nel futuro, come te la disegni, come te la immagini, come te la sogni? Ma allora io sono molto felice e anche orgoglioso come azienda che abbiamo avuto la possibilità di sviluppare delle indagini di mercato interne con i nostri consumatori, quindi dandoci un'immediatezza di dato super importante. Io mi immagino di proseguire in questa direzione, ma avere dai nostri consumatori ancora più feedback per come migliorare i nostri prodotti, le nostre ricette, i nostri formati, le nostre modalità di vendita, il nostro packaging. Quindi questo interscambio con il consumatore fa sì di essere molto più immediati, di ridurre molti tempi, di ridurre i costi e di avere un immediato impatto numerico o di dati che dovessimo aspettare il mercato probabilmente arriveremo anche in ritardo. Quindi se tutti abbracciamo come sta avvenendo questa logica, secondo me riusciamo sempre ad anticipare dei trend
così come attraverso l'e-commerce vedere come le persone e gli utenti interagiscono con un nostro prodotto oppure cosa aggiungono al carrello di tutti i nostri 140 e oltre prodotti, questo ci aiuta a capire come cambia il palato delle persone e intercettare come cambia il palato ti consente di proporre sul mercato quello che in questo momento serve. Molto bene, grazie. Grazie a te e buon proseguimento.